Ben ritrovati, amici tifosi bianconeri, nonché del grande calcio in questo venerdì 8 dicembre, il grande calcio, grande protagonista in questa giornata dell'Immacolata. Amici tifosi bianconeri, mancano esattamente 3 minuti al triplice fischio finale del signor Daniele Orsato di Schio. La Juventus per ora conduce 1-0, quindi vittoria sarebbe vittoria di Cortomuso ancora una volta, ma sappiamo bene cosa è accaduto una settimana fa in quel del U-Power Stadium, con gli ultimi minuti infiniti. Quindi attenzione, mi volete morto, mi volete morto. Ha segnato ancora il gatto. Mamma mia ragazzi, il gatto ragazzi. Per l'esultanza aspettiamo ancora qualche istante. È stata una partita pazzesca, un primo tempo dominato dal Napoli. Nel secondo tempo invece è l'episodio che cambia il match. E soprattutto siamo stati fortunati per la posizione di offside da parte di Victor Osimhen sull'eroraccio di Szczęsny, nel bene e nel male. Il polacco, ragazzi, 1,5 minuti. Osimhen, probabile tocco con il braccio, secondo me, da parte del nigeriano che viene visionato. E poi, ragazzi, battibecco, Locatelli, Bremer, Osimhen. Si è accesa una piccola mischia furibonda. Mamma mia ragazzi, mi sa che Osimhen verrà munito. Intanto siamo al 94 e quindi si giocherà sicuramente per un altro minuto, quindi si arriverà quasi sicuramente al 96. Che ansia ragazzi, questi 3 punti sarebbero fondamentali. Con il gatto, che graffia! Terzo gol stagionale ragazzi di Gatti. Terzo gol decisivo in questa stagione di Gatti. Dopo il derby, dopo il Monza, quest'oggi colpo di testa incredibile. A sovrastare tutta la retroguardia partenopea, cross però splendido da parte di Cambiaso. E altro assist dell'ex Genoa e Bologna. Siamo vicini al minuto numero 95. Possesso Juve, 95 sul cronometro con Rabiot, che va a difendere questo pallone molto importante. Dai, 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 che manca poco. Ci possiamo portare a più 12 sul Napoli, a più 12 sulla Roma. Ragazzi, 3 fischi! Finisce qui! Finisce qui! Juventus in cima alla classifica, in testa alla classifica, ancora per una notte, aspettando un'altra volta la pronta risposta che arriverà quasi sicuramente dell'Inter di Simone Inzaghi. Domani sarà San Siro contro l'Udinese, ma intanto questa è un'altra vittoria fondamentale, era un passo fondamentale per continuare a sognare lo scudetto, perché a questo punto la Juventus si conferma tra le prime 4, mette un mattoncino fondamentale, estromette quasi sicuramente dalla lotta a scudetto i campioni d'Italia, che perdono la terza partita consecutiva tra campionato e Champions League ed escono sicuramente fortemente ridimensionati
Non dal punto di vista del gioco, che non è mancato, perché come detto il Napoli nel primo tempo meritava il vantaggio. Meritava il vantaggio, e le due occasioni che sono state create con un pallone che era nell'area di rigore della Juventus, grande, grande visione di gioco di Zielinski che fa correre Osimhen, tre giocatori della Juve sul nigeriano che vede dall'altra parte del campo Quara libero di poter addomesticare il pallone, di poter anche calciare però sopra la traversa di Szczęsny. 38esimo, calcio di punizione con la battuta sempre di Zielinski, e c'è un doppio tocco tra Gatti e Bremer che liberano l'indisturbato Di Lorenzo che calcia, e a quel punto cosa ha fatto? Parata sensazionale, miracolo di Wojciech Szczęsny, che ha salvato letteralmente la Juve. Juve che si dista a folate con la corsa, con la classe di Federico Chiesa. Il pallone è ben appoggiato a Vlahovic, il grande intervento di Nathan, e poi la rovesciata di McKennie alta sopra la traversa con la grande uscita di Meret, e poi ancora Chiesa devastante dopo pochi istanti. Ma è una Juventus che ha rischiato fin dai primi minuti, il cross velenoso di Di Lorenzo salvato sulla linea sempre da Szczęsny, e poi il sinistro di Politano poco a lato. Il secondo tempo si è aperto con la rimessa laterale di McKennie, la palla che è uscita dall'area, il cross perfetto di Cambiaso e il colpo di testa. A questo punto lo possiamo fare, ragazzi. Gatti miau! Gatti miau! Gatti miau! A graffiare il Napoli di Walter Mazzarri. Ed è un successo che a questo punto non può più nascondere la formazione di Max Allegri. A questo punto, chiamata a due trasferte molto complicate, prima Marassi venerdì prossimo e poi alla vigilia di Natale in quel del Benito Stirpe contro la sorpresa delle sorprese di questo campionato, il Frosinone di Eusebio Di Francesco, prima di affrontare nel giorno prima di Capodanno proprio qui allo Stadium la Roma di José Mourinho. Napoli ha risposto, Napoli ha cercato in tutti i modi di poter comunque almeno andare a pareggiare il match, il grave errore di Szczęsny e poi la palla offerta da Politano proprio a Osimhen, che per fortuna è in fuorigioco. Juventus che poi si è difesa, ha creato ancora una volta il bunker difensivo, ed è un altro grande capolavoro di Max Allegri, che a questo punto si prende almeno per una notte, ancora una volta, la testa della classifica. La Juventus vola in cima al campionato e continua il proprio sogno scudetto grazie all'ennesimo gol, grazie all'ennesimo graffio di Federico Miau. Gatti miau, ragazzi! Gatti miau! Gatti miau! Gatti miau, ragazzi! Gatti miau! E andiamo! Una grande vittoria e come sempre, fino alla fine, forza Juve!